Con che spirito si va domani per ora? Spirito della battaglia, noi se ci sarà la possibilità di salire qualche posizione in classifica lo vogliamo fare e quindi si va con lo spirito di fare partita di grande livello di intensità, vedere se c'è la possibilità di mettere punti in classifica. Che partita ti aspetti? Perché comunque anche loro hanno raggiunto l'obiettivo, però immagino anche loro comunque penseranno come voi, quindi considerando che però Aspetterei una partita aperta, visto che le squadre a questo punto non possono andare che alla ricerca di un miglioramento, quindi mi aspetto una partita aperta, mi aspetto una partita difficile, mi aspetto una partita sofferta, perché in Italia si continua a voler giocare di pomeriggio a maggio quando la temperatura è di 28-29 gradi all'ombra e quindi in mezzo al campo ci sono 45 gradi, è quasi impossibile giocare al calcio. Però in Italia si continua a voler fare un brutto spettacolo, per cui si continua a giocare di pomeriggio. Senti, mister, parlavi di più punti possibili in classifica, può essere la parte sinistra della classifica un obiettivo vero Dipende da e domani, se noi domani riusciamo a fare risultato, si può aprire anche questo tipo di possibilità. Se noi domani non riusciamo a fare risultato, no. È brutto che a questo punto ci sia già una classifica così delineata e noi abbiamo la sfortuna di giocare le ultime due partite in squadra che hanno ancora un obiettivo. Sarebbe molto più interessante un campionato con interessi di classifica più importanti per tutti e quindi magari un play-off per quanto riguarda l'Europa League e con play-out per quanto riguarda le retrocessioni. Però vedo che il calcio italiano va in un'altra direzione. voi però state comunque continuando a allenarvi al massimo, non che ovviamente non si debba fare, però un po' di rilassatezza, no? Potrebbe essere normale dopo aver ottenuto la salvezza. Invece probabilmente avete raddoppiato, comunque tu hai raddoppiato gli sforzi in questa fase finale. Noi non ci sentiamo assolutamente rilassati. La salvezza è un dato acquisito e quindi non ci interessa più. E dobbiamo cercare con tutte le nostre forze di fare qualcosa di più. La squadra in allenamento dà questa sensazione e quindi mi aspetto che in partita faccia lo stesso. Potrebbe esserci spazio in queste ultime partite per magari qualche giocatore raggiunto meno, oppure comunque non so come la pensi da questo punto di vista. Ma io da questo punto di vista la penso che a me di dare un contentino a un giocatore mi sembrerebbe di prenderlo per il culo. E quindi faccio giocare quelli che vedo più motivati e più incattiviti verso i nuovi obiettivi, che potrebbero essere 11 diversi, ma potrebbe essere anche gli stessi 11. Magari qualche cambio in avanti, visto insomma, per dare un po' di alternanza a Maccherone e Maccarone mi sembrano un buon momento, e io giocatori mi sembrano un buon momento di sfrutto. Sta crescendo Leva, sta crescendo Zielinski, questi sono giocatori che sono presi in considerazione, ma non per la partita di domani, sono presi in considerazione sempre, così come ha preso in considerazione sempre Barba, che è un giocatore che sta crescendo molto, questi sono giocatori su cui facciamo affidamento, poi possono partire dall'inizio, possono partire al 60esimo, ma sono giocatori per noi importanti. Senti, del Verona cosa pensi? Una squadra fisica forte, con attaccanti di grandissimo livello, sia gli attaccanti esterni sia chiaramente Toni, la cui carriera e la cui stagione parla da soli, quindi è una squadra molto forte, è una squadra che sicuramente non costa quanto noi, è una squadra che ha un budget nettamente superiore, e poi te l'ho detto, è una partita che noi dobbiamo tenere più pulita possibile perché il livello di fisicità degli avversari è diverso dal nostro. Senti, parlavi di contentino, però c'è un giocatore magari che probabilmente potrebbe avere la chance di giocare tutte, di fare tutte le categorie, Maurizio Pugliesi. C'è la possibilità da qui alla fine del campionato di vederlo in campo anche per qualche minuto? Vediamo, ora abbiamo un infortunio. Quindi si è allenata pochissimo nell'ultimo periodo, non mi sembra questo il momento. Se tempo fa tu dicesti quando una squadra smette di crescere, di migliorare, il ciclo è
Secondo te questa squadra ha ancora voglia di crescere, di migliorare, penso non soltanto a queste partite, ma anche al futuro? Questa squadra ha ancora margini di miglioramento enormi, visto in campo vanno spesso 3,94, è chiaro che c'è ancora margini di miglioramento enormi. Poi questo è un qualcosa che deve decidere la società. Secondo me questa squadra può crescere ancora e può arrivare anche a fare cose più importanti di quello che ha fatto fino a questo momento. Poi la società deciderà se è il caso di dargli continuità o meno. Poi ci sono chiaramente... Bisogna sempre fare i conti con il mondo che ci circonda, perché se il mondo che ci circonda prende di mira un giocatore nostro è difficile tenerlo. Una salvezza messa in discussione all'inizio a una salvezza ottenuta con diversi giorni di vantaggio, lei che punto dà questo? Che cosa ne pensa di questo campionato? Se tornasse indietro farebbe qualcosa di diverso come la risposta è stata? Si riproverà qualcosa? No. Sinceramente no, ci danno tutti per retrocessi e ci siamo salvati un 4-5 giornate in anticipo, e se vogliamo essere schietti fino in fondo, noi da febbraio siamo salvi, bisogna svenire per non salvarsi, quindi la squadra ha fatto un campionato di grande livello e sono convinto che questo gruppo, se rimane insieme, può fare ancora qualcosa di importantissimo. Quindi la stagione è andata bene, poi i voti lascio li dare da giornalisti, perché io non mi sento adatto a dare voti e mi stavano già sui coglioni i professori a nominare voto a me che avevo 17 anni, e quindi figuriamoci se mi metto a dare voti. Allora l'ultima cosa, cosa serve all'Empoli per alzare l'asticella? Serve di continuare a lavorare, di continuare a crescere, perché possiamo ancora crescere. E penso in Italia bisogna smettere con la filosofia questo non va bene, bisogna comprarne un altro dopo appena un giocatore sbaglia una partita, e bisogna ricominciare a parlare di lavoro e di crescere sul lavoro, bisogna lavorare ancora di più e crescere ancora di più. Mister, parlando soprattutto dei suoi calciatori più giovani, visto che è una delle forze di questo gruppo, forse sa proprio il gruppo, lei forse si sentirebbe di consigliargli magari di rimanere ancora un po' qui per continuare a crescere con questo gruppo? Purtroppo il calcio ha delle dinamiche per cui certe società hanno la necessità di vendere e altre hanno la necessità di comprare, quindi diventa difficile andare a poter consigliare e essere ascoltato. Non è che si vive in una bolla di vetro, si vive in un mondo che a me a volte piace, molto più spesso no, però si vive in questo mondo, e quindi i giocatori spesso sono delle pedine, devono accettare delle situazioni per il gioco forza. Mister, oggi il Frosinone, se sarà fortunato, potrà centrare uno storico obiettivo, che è quello della promozione in Serie A. Lei spera di vedere la massima serie il prossimo anno la squadra di Stellone? Il Frosinone non è che ci va per fortuna, il Frosinone ci sta andando perché ha fatto un grande campionato. E come funziona lo sport, chi ha fatto un grande campionato, chi è stato più forte degli altri, ha fatto più punti degli altri, è giusto faccia la Serie A. Quindi se Frosinone dimostra questo nella partita d'oggi, io sono contento, sì, Frosinone ha fatto la Serie A, cioè, questo è lo sport.